Le certezze di una squadra reduce da due vittorie consecutive quest'oggi si scontrano con le insicurezze di una squadra ancora a caccia dei primi punti in classifica. Questo è lo stadio Paolo Marino di Castelvetrano, questa è Folgore Selinunte Pro Favara. Giulio Giordano si gioca in un fazzoletto di terreno, Giordano riesce a farla filtrare la sfera, attenzione a Pasquale Galluzzo all'interno dei 16 metri avversari, lascia partire il cross, Valerio Molici, è buono il campanile e poi c'è il gol della Folgore, Giulio Giordano, prima rete con la maglia rossonera per lui. Pasquale Galluzzo prova a cercare lo spazio per andare al tiro, lo effettua, il pallone che sibila alla destra del palo della porta difesa da Priolo. Punta l'avversario, Scappini, gioco di gambe, prova a disorientarlo, poi parte il traversone, Bruscia, arriva la deviazione, poco convinta però da parte di Rosario Licata. Probabilmente Gaetano Longo ha già in serbo qualche mossa, il traversone di Cusumano, esce in maniera avventurosa Fulvio Montagna, poi una conclusione davvero inguardabile. Filippo Scappini, pallone nella metà campo avversaria, Galluzzo va a lottare. Ancora Galluzzo, pallone all'interno dell'area di rigore, Salvatore Bruscia prova ad evitare un avversario, la conclusione, il sinistro ribattuto da Priolo che poi nuovamente collegati dallo stadio Paolo Marino di Castelvetrano, le due formazioni sono già schierate sul rettangolo di gioco, inizia in questo istante il secondo tempo. Bruscia in mezzo a un paio di avversari, pallone che passa, Rosario Licata si libera bene, Licata poi con il destro ci prova lui, palla che non trova il bersaglio grosso. Prova a sondare per vie centrali, vede il corridoio per Bruscia all'interno dell'area di rigore. La conclusione con il piatto sinistro è davvero debole. Pronti ad infilarsi all'interno dei 16 metri avversari. Parte il sinistro di Licata, il colpo di testa di Attarelli, non trova lo specchio della porta. Pallone rimesso al centro, Giulio Giordano lo controlla, attenzione, Manuel Raineri, l'esterno del sinistro, alto, sulla traversa. Alla ripartenza della Pro Favara con Grippi. Ancora il numero 15, lo spioventa all'interno dell'area di rigore per Buttigè, lascia sfilare la sfera però il numero 13, non è riuscito a coordinarsi, palla al limite adesso per Cusumano, si coordina lui, la prima conclusione nello specchio della porta della Folgore da parte della Pro Favara, arriva al 90° per Salvatore Bruscia, la posizione è buona, ancora il numero 9 all'interno dell'area per Giulio Giordano, fraseggiano i due e c'è il gol, Salvatore Bruscia e Giulio Giordano, non si è capito chi ha tirato. Magno, il direttore di gara consulta il cronometro e arriva il triplice fischio, terza vittoria consecutiva per la Folgore.